Parliamo con Andrea Gasbarroni. Allora, Andrea, vi siete parlati, magari in spogliatoio, vi siete spiegati questo inizio di gara così negativo della tua squadra? No, è stato un approccio probabilmente sbagliato perché in effetti siamo andati in difficoltà. La prima mezz'ora avevano il pallino del gioco sempre in mano loro e peccato perché siamo entrati anche secondo me per fare come sempre una partita aggressiva, no? Solo che non avevamo le misure, ci mettevano in mezzo e abbiamo regalato la prima mezz'ora, dai. Poi è andata meglio anche quando siete rimasti comunque in 10, avete fatto comunque bene. Sì, per assurdo abbiamo fatto meglio, nel senso che, però, secondo il mio modo di vedere è stata più Forza della volontà. sì, volontà, voglia di recuperare, cose molto agonismo, molto istinto, no? Meno una reazione proprio d'orgoglio, questa sì. Peccato perché si poteva in casa cercare di fare un risultato migliore, si è perso. Anche sugli episodi, insomma, non è andata benissimo, sui gol, sull'espulsione di Biraghi, insomma, Diciamo che oggi abbiamo preso gol il primo tempo, subito il secondo all'inizio. È stata anche una giornata dove, sai, gli episodi poi cambiano le sorti di una gara e diciamo che anche questo non è stato a nostro favore, ma dipendentemente da questo, adesso bisogna andare avanti e far sì che ci rimettiamo in carreggiata da subito. In attacco, secondo te, com'è andato il tuo reparto e cosa non ha funzionato? Ma difficile dirlo, no? Nel senso che si è creato secondo me anche qualcosa, beh, anche il primo tempo, nonostante tutto, abbiamo avuto due palle nitide da fare gol, penso, no? Davanti. L'ultimo quarto d'ora, sì. L'ultimo quarto d'ora del primo Ora, tempo. vero? Sì, non so, adesso però sicuramente si può fare di più sia noi che anzi, forse poi quelli che devono fare le giocate siamo noi da davanti, giustamente bisogna fare di più.